Non sono colpevole. Non c'entro niente con l'omicidio di Alice Neri. Pronunciando queste parole, è entrato in tribunale a Modena Mohamed Galul, tunisino, imputato per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Alice Neri, la madre scomparsa nella notte del 17 novembre 2022 e ritrovata senza vita il giorno seguente nelle campagne di Concordia, nel Modenese. Durante la seconda udienza, una volta giunto, l'imputato ha esposto per la prima volta la sua versione, anche se non di fronte ai giudici. Il suo sfogo è stato riportato dai giornalisti, suscitando un richiamo da parte della presidente del tribunale. È solo in aula che si deve ascoltare la voce dell'imputato. Mohamed Galul, fino ad oggi, non ha risposto a nessun interrogatorio. Nel corso dell'udienza ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee. Ha affermato: «Non sono scappato dall'Italia, stavo lavorando in Francia». Poi si è soffermato sulla lunga notte del delitto. «Quando mi ha detto di scendere dall'auto, sono sceso. Mi ha lasciato in mezzo alla campagna. Quello che è avvenuto dopo non lo so. Io non ho ucciso la signora Alice Neri. Non avevo motivo di farlo e in questo processo lo dimostrerò». La Corte ha respinto l'istanza del legale di Galul, che aveva chiesto la nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancanza di interrogatorio da parte dell'imputato, il quale non è mai stato ascoltato. Si è discusso, invece, sulle nuove richieste di perizia riguardo all'incendio dell'auto di Alice e sulla lista dei testimoni. Alcuni di essi sono stati fortemente voluti dal marito di Alice, Nicolas Negrini. L'uomo è convinto che sarebbe stato necessario effettuare accertamenti sul ruolo del cosiddetto terzo uomo, un collega con cui la donna aveva avuto una relazione ma che non è mai stato indagato. Tuttavia, il pubblico ministero ha fatto notare che portare a processo piste alternative, come quella del terzo uomo, è incompatibile con la costituzione di parte civile. In sintesi, il processo è iniziato, ma i dubbi rimangono quelli di sempre. Per il pubblico ministero Claudia Natalini, titolare dell'inchiesta insieme al collega Giuseppe Amara, si è trattato di un femminicidio. Durante la prima udienza ha dichiarato: «A 11 metri dall'auto bruciata è stata trovata la spallina del reggiseno di Alice. Era notte, faceva freddo. Nell'originaria chiusura delle indagini era stata contestata l'aggressione a scopo sessuale eliminata per principio di specificità. Non puoi processare una persona per un reato diverso da quello per cui è stata estradata, ovvero l'omicidio e la distruzione del cadavere. Finché la Francia non darà l'ok a estendere l'estradizione, è un reato verso cui non possiamo procedere, ma siamo nell'ambito del femminicidio». La madre di Alice, Patrizia Montorsi, è certa della necessità di conoscere la verità e di ottenere il rispetto per sua figlia. Nonostante siano passati 15 mesi dall'omicidio, la famiglia non ha ancora potuto celebrare il funerale di Alice. Questo sarà possibile solo dopo l'audizione dei consulenti tecnici, poiché la salma deve restare a disposizione fino a quel momento. Inoltre, inaspettatamente, due nomi sono stati cancellati dalla lista dei testimoni perché risultano indagati. Si tratta di coloro che avevano la macchina di Alice in deposito a Mirandola. Dalle indagini è emerso che sulla vettura c'erano segni di danneggiamenti o manomissioni. I due cerchioni posteriori sono spariti e sono stati sostituiti con altri. I dettagli su questo saranno approfonditi in seguito. Riguardo alla notte dell'omicidio, la donna stava attraversando un momento di crisi con il marito. La mattina della scomparsa era stata in un bar con un collega di lavoro che la corteggiava, ma che lei reputava ossessivo e aveva respinto. L'uomo è estraneo a qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, essendo stato confermato a casa quando Alice è stata uccisa. Verso le 20, Alice si è poi recata allo Smart Café di Concordia, dove aveva un appuntamento con un altro collega. Con quest'ultimo Alice ha trascorso del tempo fino alle 3:40 di notte. Successivamente è andata a prendere la sua auto dal parcheggio, dove ha fatto salire il tunisino, ora accusato dell'omicidio.